In diretta su Facebook con Mauro Icardi. Mauro, va bene che è una serata fredda, però battere un rigore col cucchiaio in una serata così fredda vuol dire essere proprio glaciali. Come ti è venuta in mente l'idea? No, dovevo cambiare un po' perché avevo già battuto qualche rigore, una destra, sinistra, e sapevo che il portiere sicuramente mi aveva guardato, e allora ho deciso di batterlo così. Quanto pesa dopo settimane così importanti la vittoria di questa sera? Dopo una delusione come quella di martedì, oggi arrivare alla vittoria facendo una partita del genere, perché poi alla fine ci è sofferto un po', però siamo stati bravi, dovevamo fare qualche decisione meglio nel primo tempo e sicuramente la partita si è sbloccata. Però dopo la delusione di martedì, arrivare a una vittoria, adesso si può lavorare meglio sicuramente. Daniele scrive: il calcio è quello sport che si gioca 11 contro 11, ma alla fine segna sempre Mauro Icardi. Questa l'ho vista, bella questa. E poi ancora Gaspari dice: Mauro, ci hai fatto morire però con quel rigore lì. Dovevo segnare, poi alla fine quello che conta è fare gol, e è andata dentro. Ecco, la vittoria di oggi, anche se solo per 1-0, ci dicevi, riporta un po' di serenità, un po' di calma, e soprattutto al di là di quelle che sono tutte le voci, l'Inter è comunque al terzo posto. Sì, noi siamo lì, siamo consapevoli che se facciamo delle belle partite poi possiamo restare lì, raggiungere l'obiettivo di tornare in Champions come era l'anno scorso, e cercheremo di fare il meglio possibile. Paolo ti chiede: è vero, siamo in Europa League, è un po' una delusione, ma quanto possiamo andare lontano in Europa League? Questo non si sa mai, nel calcio non si può dire niente, nulla, perché non si sa mai cosa può succedere, però penso che abbiamo fatto un grande girone di Champions, nessuno sicuramente si aspettava, siamo arrivati come quarta fascia a questo girone così difficile e abbiamo fatto vedere che possiamo fare grandi cose. La prossima contro il Chievo, adesso dopo un po' di tempo avete una settimana piena per lavorare e preparare la prossima partita. A questo punto, anche se in trasferta, come vi preparerete a questa settimana dove finalmente, per così dire, avrete un po' più di calma? Ci prepareremo nei migliori dei modi, come facciamo ogni settimana. Finalmente abbiamo una settimana lunga per poter preparare bene una partita, perché poi alla fine quando si gioca ogni 3 giorni sono pochi giorni per preparare le partite. Allora questa settimana cercheremo di fare il meglio possibile per arrivare alla partita nel migliore dei modi. Mauro Morini, sempre su Facebook, dice, visto che lui è già in clima natalizio: il cucchiaio non serve solo per i tortellini, ma anche per battere l'Udinese. Sì, serve per battere l'Udinese e per portare i 3 punti a casa. Grazie Mauro, ultima domanda, allora settimana piena per poter ricaricare un po' le pile, e poi soprattutto quest'anno c'è il Boxing Day anche in Italia, si gioca il 26 di dicembre, poi il 29 con l'Empoli, insomma fino a fine anno ancora tante partite per poter confermare che siete un Inter assolutamente da Champions League. Sì, cercheremo di fare bene queste partite che mancano, cercheremo di lavorare duro perché poi c'è la sosta e cercheremo di andare alla sosta nei migliori dei modi, fisica e mentalmente. Grazie Mauro. Grazie a voi. Joao, fondamentale riuscire a vincere oggi dopo una settimana che sia complicata per l'eliminazione dalla Champions League, però una vittoria comunque meritata. Sì, abbiamo provato tutto, avevo bisogno di reagire dopo quella eliminazione, abbiamo vinto bene, abbiamo cercato questa vittoria e abbiamo meritato. Una vittoria meritata che di fatto certifica l'Inter, che comunque difenderà sicuramente il terzo posto. Ecco, l'Inter in questo momento è terza e può tranquillamente ritornare in Champions League. Quindi insomma gli obiettivi rimangono comunque tutti alla portata. No, sì, questo è un obiettivo principale, ma manca ancora tanto. Volevamo sempre pensare davanti, siamo vicini a Napoli, bisogna vincere la prossima partita per dopo giocare con loro a casa. Ormai da diverse settimane ti ritrovi a giocare anche i 90 minuti di una partita. Come stai da un punto di vista fisico? Nel senso che la prima l'hai fatta contro la Lazio, stai mettendo tanti minuti nelle gambe, adesso a che punto sei? Bene, bene. Cerco sempre di trovarmi pronto, lavorare tanto durante la settimana e quando c'è bisogno di giocare 90 minuti sono pronto e sono molto felice per adesso avere questo periodo che sto giocando tanto.
Nel primo tempo ti abbiamo visto anche svariare un po' a destra, un po' a sinistra, insomma hai cercato di cambiare un po' di posizione in campo, però comunque sei sempre rimasto molto coinvolto nel gioco. Sì, bisogna partecipare tanto difensivamente come offensivamente, però a destra o a sinistra quello che c'è bisogno è quello che voglio fare. Grazie Joao. Grazie. La sensazione è che soprattutto nel primo tempo stavi molto bene, hai avuto tante possibilità per attaccare lì davanti e poi i tifosi si sono accorti quel colpo di tacco, insomma era forse l'unico modo per far passare quel pallone. No, comunque sono veramente molto felice perché ormai abbiamo vinto una partita molto difficile con un controavversario che 90 minuti stava dietro e cercava di andare sempre, cercava contropiedi. E veramente io come singolo cerco di crescere ogni partita e sicuramente che c'è spazio ancora da crescere. L'importante è che squadra va bene. Ecco, parlavi di quella che è la crescita, come stai, visto che insomma sei stato abbastanza sfortunato quest'anno, ti sei fatto male quasi sempre con la nazionale, per arrivare a vedere un Versalico al 100% e a livello di condizione, quanto manca, quanto ci sei vicino? No, ma io dopo mondiale avevo fastidi con il ginocchio e questo fino adesso ho risolto e sto bene. Non ho passato il ritiro con la squadra, però queste non sono scuse, devo andare avanti, cercare di lavorare bene e sempre portare a Inter dove merita, tutti noi che siamo nella questa squadra adesso. Roberto? Sì, volevo fargli i complimenti, volevo dirti una cosa, non è accaduta perché sei rimasto in campo fino alla fine, ma hai giocato una partita, secondo me hai generato nei tifosi una sensazione che se ti avesse il mister sostituito, secondo me si sarebbero alzati tutti in piedi ad applaudirti per dimostrarti l'affetto per la grande prestazione che stai facendo e che hai fatto soprattutto quest'oggi. No, ma io, come dico, sempre c'è spazio ancora di crescere, sono convinto che posso ancora dare molto di più. E fisicamente che ancora posso crescere e ho bisogno di continuità, però dico, mister quello che decide, chi va a giocare ogni partita, è importante che non mancano vittorie e che andiamo avanti tutti insieme e alla fine che c'è squadra nel campo e c'è ultime partite anche che abbiamo perso, sempre siamo stati lì, abbiamo giocato, abbiamo cercato quello che chiedeva mister da noi e solo squadra è una cosa molto importante. Ila? Ciao Scimmie, buonasera, anche io ti faccio i miei complimenti per la grande prestazione di oggi. Grazie. Un Inter che ci ha messo un po' a trovare il gol con il rigore, però ha attaccato sempre. Avevi la sensazione che comunque, nonostante l'Udinese giocasse praticamente tutta dietro la propria metà campo, il gol stesse per arrivare? Sì, siamo avuti tante occasioni, abbiamo controllato bene la partita, però alla fine mancava sempre quello ultimo colpo, ma mancava gol. Però abbiamo creato molto, abbiamo giocato bene, anche in fase difensiva penso che siamo stati bravi. E alla fine questo rigore che ha portato a casa 3 punti, questo è importante, però dobbiamo essere consapevoli che siamo forti e dobbiamo continuare così. Grazie Scimmie. Grazie a lei.